Ciao Salvatore, Ciao Riccardo. vorrei che oggi ci spiegassi qual è la differenza tra le persone note e le persone notevoli. Lingua batte da dove vuole. Ti potrei fare l'esempio dei grandi luminari della scienza come Mantelle e Veronese, sono notissime, ma non sono notevoli. Io non sono noto, ma sono notevole perché quello che ho fatto io loro non lo farebbero mai in 10 vite o in 20 vite perché non hanno mai curato nessuno. Io ho curato decine e decine di persone, per non dire centinaia, con risultati ottimali. Sono vivi, vegeti, hanno cambiato la loro vita. Chi vuole cambiarla, chi non vuole cambiarla, è libero di ritornare ad ammalarsi o ad ammazzarsi. Muoiono milioni di persone, nessuno se ne accorge ogni giorno su questo pianeta Terra, figuriamoci. Se muore uno ammalato dopo che si fa massacrare dai medici noti, che sono noti, gli vanno a dare i soldi, gli vanno a dare la salute, gli si mettono a disposizione e vengono assassinati. E si fanno assassinare. E non vanno in galera. Se io avessi fatto morire qualcuno realmente, sarei stato messo in galera. E mi avrebbero buttato la chiave, come hanno fatto con Gagliosso, l'hanno messo in un pozzo a Sanleo. Cioè, di persone note ce ne sono, per esempio, un certo Gesù di 2000 anni fa, il Galileo. Era notevole, ma non è noto, anche se dopo 2000 anni, si parla nel Vangelo di Gesù l'esseno, non di Cristo. Cristo non ha niente a che dividere con Gesù. E quindi quasi 1 miliardo di persone sono cattolici, ma nessuno crede in Gesù o in Cristo, che ha incarnato Gesù per 3 anni in terra di Galilea, ha fatto grandissimi miracoli. Nessuno ci crede perché nessuno mette in atto, in opera, quello che diceva Gesù, e come ha parlato Gesù, e tutti i miracoli che ha fatto Gesù, nessuno li conosce, eppure risultano cattolici. Ci sono milioni di induisti o di buddisti che credono in Buddha, ma alla fin fine, quando avviene il problema che si ammalano o che sono arrivati a un punto tale di morte che i medici gli dicono che non c'è più niente da fare, non è che si rivolgono a Cristo, si rivolgono ad imbonitori, a fattucchiere, a medici di quattro soldi che sono notissimi, gli fottano i soldi, la vita, la salute, tutto quanto, fino a farle morire massacrate da chemio, cobalto e radioterapia. Io non ho mai usato queste cose. Quando un paio d'anni fa mi hanno massacrato, mi hanno lasciato morto, la scienza è questa, non hanno fatto niente per me. E sono stato 2 mesi senza poter mangiare, bere, parlare perché mi hanno tagliato pure la gola. Il mio evento è stato reso pubblico, ma nessuno lo sa, tutti mi disconoscono. Perché? Perché le persone notevoli, se vengono rese note, danno fastidio, ma fastidio tremendo. E allora dove sono le cose? Li massacrano come hanno tentato con me tantissime volte, fin dalla nascita, oppure fanno tabula rasa, terra bruciata attorno. Nessuno deve sapere di loro, nessuno de deve comunicare con loro, o campano, vivono, vanno a fare in culo. Questa c'è la differenza tra una persona notevole, come me questa volta lo dico da me stesso e non lo dicono gli altri, perché purtroppo non sono accreditato, ma io ho dimostrato in 45 anni di aver fatto cose incredibili che nessun medico, nessun pediatra, nessun oncologo, nessun psichiatra, psicologo ha mai fatto. Io su tutti i campi ho aleggiato, ho parlato di tante tematiche, ho messo alla berlina pure Einstein, Freud, Marx e Darwin. Io da ragazzo a 45 anni ho scritto sui tachioni passaggi dimensionali, sui limiti di Einstein, su Freud e su tanti altri, dicendo che sono degli imponitori. Poi
pur essendo delle grandi persone notevole. Loro sono stati resi noti per poter bloccare l'evoluzione dell'umanità. Loro erano d'accordo con il potere costituito sugli illuminati, loro sono stati epigoni degenerati. Notevoli sono stati grandi poeti, ma non sono noti a nessuno, nessuno ti sa recitare la cavalla storna davanti a San Guido, il passero solitario, l'aquilone o tutte le altre cose. Io te le ricevevo a 8 anni, li sapevo, io sapevo dell'Iliade, dell'Odissea, dell'Orlando Furioso, dell'Orlando Innamorato e di tante tante altre cose che le persone normali, pur essendo per anni in istituti scolastici e poi gli danno un attestato, non sapranno mai, non sanno e non conoscono. E questo, purtroppo essere notevoli implica problemi per coloro che non sanno, per coloro che sono soltanto note ma non sono notevoli, e allora i problemi diventano molto molto grandi, in base che verrebbero smentite. Il problema sta tutto in questo. Io non so, diciamo così, a parlare di chi, di queste persone. Cioè, per esempio, ci sono state persone molto note che hanno massacrato l'umanità, come Hitler, come Gengis Khan, come l'altro, l'arabo, Maometto, Alessandro Magno, Achille, si parla dell'Iliade, gente che sono notissime ma che hanno massacrato l'umanità, hanno ucciso, sono assassini, non sono eroi, eppure sono in bocca a tutte, ma nessuno li conosce, nessuno sa cosa hanno fatto realmente o chi erano realmente questi esseri. Questo è il grande danno dell'umanità, perché l'umanità non sa distinguere, non conosce, ha una mente lineare limitatissima. Oltretutto credo che neanche una mente tridimensionale, sono tutti bidimensionali, vedono a fotogrammi, a scatte, non vedono, non hanno una mente olistica che si possa espandere cioè il passato e il futuro, anche perché il presente è una linea morta, non esiste. La connessione viene già futuro e passato, quindi, perché se tu parli del presente, l'attimo in cui dici è già passato, quindi non esiste. Una volta che non esiste, ci dovrebbe essere il futuro che viene, ma l'attimo in cui viene è già passato. Quindi esiste un continuo spazio-tempo dove grandi esseri come Gesù, Rama, Buddha, Krishna, anche Apollonio di Tiana, anche Sai Baba e tanti altri avevano la capacità, diciamo, di questo orizzonte degli eventi che loro avevano davanti da migliaia e migliaia di anni, potevano andare indietro e avanti nel tempo. I grandi conquistatori, i grandi assassini, i grandi distruttori di popoli come Carlo Magno, un grandissimo assassino, massacratore di popoli, e tutti gli altri, questi non avevano una mente olistica. Questi non vedevano al di là del loro naso, questi uccidevano soltanto, massacravano, mandavano al massacro milioni di persone facendo le crociate, che non c'entrava niente con Gesù Cristo. Lì nella tomba a Gerusalemme non c'era nessuno, non c'era Gesù. Eppure l'umanità ha accettato tutte queste cose e le accetta finora. È una cosa aberrante. Tra il noto e il notevole c'è un abisso, c'è di mezzo il mare. Questo è purtroppo. Grazie del valore.